Ciao a tutti, sono Dio e finalmente risponderò alle vostre domande come avevo promesso. Allora, la prima, Francesco Fo, caro, perché minchia Davide De Rossodì non è famoso in tutta Italia? Me lo sono sempre chiesto anche io, bravo! Alessandro Bianchi, sì ce l'ho, perché cazzo non hai fatto il pancreas dei cani? Lasciamo perdere, mamma mia. Michele Burgio, sì ce l'ho, è questa. Perché a chiedermi di fare una domanda a Dio deve essere proprio Davide De Rossodini? Non ti capisco, Michele Burgio, chi è questo Davide De Rossodini? Giuseppe Fiorilla, so per certo che Dio non esiste, quindi che minchia di domanda devo fargli? Parliamo di cose serie. Quando registrate sto gran disco del Gran Bollito, arriverà, e non ti permettere di non credermi perché io esisto. Corrado Nitto, muoiono circa 8.000 bambini al giorno, non eri onnipotente? Ma mica li ammazzo io i bambini, carissimo. Anna Maria Arangiotta, ma io prenderò la pensione, quella sociale, tranquilla, la prenderai. Davide Tommasello, ciao Dio, posso farti una domanda? Molto intelligente questa ragazza. Marco Bondere, quanto ti rimane di Naspi? Fatti i cazzi tuoi. Gabriele Arena, se Dio esiste spero che abbia una buona scusa. Woody Allen, una citazione. Lucio Lonatica, perché se sei mortale ha lasciato due testamenti? Beh, non si sa mai, caro Lucio. Simona Spinello, perché ha ingravidato una vergine e lui, ridendo sotto i baffi, ne risponderebbe: sì, certo, vergine. Come fai a dubitare della mia signora? Vergogna. Lorenzo Iovino, piccolo media, media sempre, anzi prendete quella da un litro. Alessandro Saraceno, perché nella vita di tanta gente piove sempre sul bagnato? E che ne so, sul molti si asciuga sempre sull'asciutto. Silvana Diocafiso, aperitivo, facciamo due chiacchiere? Molto volentieri, Silvana, sei una bella gnocca. Salvo Amato, quanti pila avi o poco? 365.450. Gabriele Midolo, lascio aperto, questa non l'ho capita. Maria Grazia Galeno, ma perché cosa Maria Grazia? Gigi Bandini Cosi, visto che sei morto per i nostri peccati, perché dovremmo rendere inutile il tuo sacrificio non commettendone? Quello non sono stato io, era mio figlio. Rosa Pascale, credenziale dell'home banking di Trump, purtroppo io e Donald siamo amici, non ti posso dare un cazzo. Fabrizio Cantalupo, sei uomo o donna? Io sono tutto, caro Fabrizio. Piernocita Sant'Angelo, ciao, com'è? Tutto a posto, grazie. Giuseppe Caldarella, quando? Ma quando che cosa? Ma quando ce la finisci? Pier Giuliano Noignoi, perché? E torna, perché che cosa? Annalisa Utrufello, come si viaggia nel tempo? Allora, ti devi mettere così e pensare a un pensiero felice, poi apri gli occhi e arrivi dove vuoi tu. Sara Bartolomeo, esisti? Se mi vedi qui, certo che esisto. Pietro Wolf, dove andrò domani? Chi sono? Ma che cazzo so io chi sei tu e dove andrai domani? Vai dove cazzo vuoi. Linda Iozia, birrozza con le grandi gnocche sempre. Antonio Vaccaro, perché? Un altro che si chiede sto cazzo di perché. Matteo Petruzza, scusi ma lei spaccia? No, però ti posso dare l'indirizzo del mio push. Gianmarco Tricarico, ma che cantante, vuoi giocare con me per sempre? Che senso Gianmarco Tricarico? Lasciamo perdere. Deborah Borghese, è nato prima l'uovo o la gallina? L'uomo. Luca Martorano, dove cazzo la trovo un po' di erba decente? Prova ad andare o Viscari. Claudia Emily Lancioni, esisti? Certo. Alessandro Vasari, chi sei? Non lo indovinerai mai. Fabiana Sartiti, hai Telegram? No, mi trovi su Tinder. Francesco Ramirez, perché tutte le belle ragazze che conosco sono lesbiche? Fingono, quando ti vedono fingono. Elisa Stabile, un po' di figa qua? Ah, forse è una bella ragazza che cerca della figa, hai ragione Francesco Ramirez. Beppe Zecaria Walt Randello, le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, l'ingratitudine, la tua arroganza, faccio che vuoi mettendo in piedi in testa. Certo, disordine da forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetto che ti ci ha portato dentro e questo sono io. Cazzarola, mi dispiace che ho fatto tutto questo. Bene, basta, questo era per dirvi che dovete assolutamente guardare il video di Davide De Rossodini che sta per uscire il 20 per il giovedì grasso. Un video bellissimo dove troverete tutte le risposte, anche quelle degli altri che hanno commentato a cui non ho risposto. È un video bellissimo e uscirà il 20, vi lascio qui il link dell'evento e dovete vederlo. E adesso basta! Adesso ritorniamo a giocare basket, che da un po' di giorni c'è un ragazzo simpatico che ci sta insegnando a giocare a basket. Va bene? Mi raccomando, guardate il video! Parola di Dio, o vi spedisco tutti all'inferno!
top.